Il campetto delle vele mezzo rotto resiste da anni all'incuria della gente e ai blitz della polizia. Un campetto di merda, terra battuta, nascondiglio per topi e drogati, eppure per lì non vero e proprio stadio. Nove anni Lino, detto un'ana per la sua altezza, abitante delle vele sin dalla nascita, al 14° piano della torre. È cresciuto con i nonni, mamma e papà rinchiusi al fresco. Un fenomeno con la palla, giocoliere, tiratore, un vero asso. Sognava di vestire la maglia del Napoli, di far tornare gli azzurri in Serie A. Quel giorno salì sporco di fango i 14 piani che lo dividevano dalla nonna ottantenne e decise che da grande voleva fare il calciatore. Non aveva soldi la sua famiglia e di certo con la pensione dei nonni non poteva permettersi di frequentare una scuola calcio. Sapeva che il suo sarebbe rimasto solo un sogno. Ma non gli importava perché per lui il campetto delle vele si trasformava ogni giorno nel San Paolo.